La lezione del 26 ottobre, chiamata colpo grosso da Las Vegas, è stata super apprezzata. C'erano 500 persone live e un sacco hanno detto wow, è una lezione che non se ne vedevano gratis praticamente da mai. E è stata molto interessante e molto approfondita. C'è una cosa che però manca da dire, da comunicare riguardo soprattutto a una strategia. La strategia che abbiamo chiamato stipendio, che è una strategia sul VIX e che è riduttivo definire trading system. Bene, questa cosa, che adesso andiamo a spiegare, il segreto vantaggio dello stipendio, permette anche a chi ha capitali più piccoli di approfittare di questa strategia incredibile ed è soprattutto importante capire che non dipende da noi. È un vantaggio segreto che non ho inventato io, che esiste e per questo è preziosissimo, potenzialmente anche infinito, cioè che non morirà mai. Andiamolo a vedere insieme subito dopo la sigla. Fatemi ricordare che però il 9 novembre scade tutto. La promozione MobiVix con i 3 percorsi, con i 15 trading system, anticrollo, lo studio proprietario, un sacco di cose, dopo il 9, quindi dal 10, pochi minuti dopo mezzanotte, e non saranno più disponibili, non è tanto per dire, se cliccherete vi accorgerete di non poterli comprare neanche telefonando. È importante capire che è il treno giusto da prendere, soprattutto se volete distanziarvi dagli altri che vanno in panico durante i crolli, quindi mobivix.com o numero verde 800 475 300. Dai! Ricapitoliamo brevemente che cos'è lo stipendio. Lo stipendio si basa sulle caratteristiche dei future e in particolar modo sulle caratteristiche particolari, peculiari del VIX. Quindi, riassumendo brevemente, i future sono contratti a termine, no? Quindi hanno delle scadenze. Sul ticker VIX ci sono 12 scadenze che vanno da gennaio, F, a dicembre, Z, ok? Quindi noi, quando andiamo effettivamente a comprare il future adesso disponibile, con la scadenza più vicina che è novembre, andremo a comprare VX, novembre è X, 21. Ok? Quindi ticker, ma cambia in base alla scadenza. Questo fatto delle scadenze ci permette di organizzare i prezzi visivamente, cioè il prezzo di gennaio rispetto al prezzo di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre. Che cos'è? È più alto, più basso? Che cosa succede? Quali sono le differenze tra i prezzi futuri? Cioè il primo future disponibile è quello di novembre. Ma dopo? Che prezzi hanno? Perché ogni scadenza ha un prezzo diverso, no? Visto che prezza cose diverse, c'è il fattore temporale, eccetera. Il 90% del tempo il VIX lo passa così. Qua è dicembre, novembre, quindi il future più vicino, e qua c'è dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Tecnicamente, se non vogliamo parlare proprio del VIX o se vogliamo estendere il discorso anche ad altri future e non limitarci alla scadenza di adesso, il giorno in cui sto registrando, il 3 novembre del 2021, si dice che il future più vicino è F1, poi c'è F2, poi c'è F3, eccetera eccetera. Quindi il prezzo più vicino è più basso, sarà, che ne so, 18 dollari, 20, 21, 21,5, eccetera eccetera. Questo è il contango. Ed è la struttura su cui si basa una strategia. So se avete capito che non sto parlando di indicatori, angoli, Fibonacci, ritracciamenti, cose che non esistono, ok? Stiamo parlando del future. Volete una strategia che non si rompa mai? Volete una strategia il più certa possibile? Quella basata su uno strumento è la più certa possibile. Vi immaginate che domani il VIX smetta di contrattare? È possibile? Fatevi questa domanda. È possibile che il più importante indice della volatilità sul più importante indice finanziario azionario del mondo smetta di esistere? Ok, detto questo, quindi stiamo parlando delle strutture dei future. Quindi agiamo in contango sfruttandolo, perché a scadenza i prezzi tendono a scendere, ok? E noi approfittiamo ogni mese, perché le scadenze sono mensili, viene bene, ogni mese di questa tendenza, quindi vendiamo
F1 ogni mese. Perché? Perché noi sappiamo che fa questo percorso. Quando lo compriamo è F2, poi diventa F1, ma con il passare del tempo ovviamente i future vengono rollati. Quindi fa questo percorso qua, ok? Ogni mese, il 90% delle volte, per 12 volte all'anno. Questa è la struttura base dello stipendio, che ci fa fare delle performance da capogiro con un trade al mese e senza muovere un dito. Il problema è che noi abbiamo visto che il VIX è un animale impazzito, un toro folle, furioso, pazzo di rabbia. Perché? Perché quando crolla il S&P 500, il VIX se ne frega di contango o non contango, di la struttura, le cose, va a 40, 50, 60, 80, 90, 100, quando la media è 20, e tu rischi di, uno, bruciarti il conto, due, magari perdere tutti i soldi dei precedenti trade. Quindi per 11 mesi fai tutta la sfilata di mesi, fai il tuo trade bello, sereno, tranquillo, pulito, sei contento, non devi fare niente, guadagni senza far niente, il 12° mese ti bruci tutto l'anno, perché il VIX impazzisce. Non lo sappiamo io, non lo sei tu, non lo sa nessuno quando impazzirà, so solo che perderai un sacco di soldi. Quindi noi abbiamo stabilito di coprirci. Adesso arrivo al punto, Quindi paghiamo una cauzione, paghiamo una, come si chiama quelle delle assicurazioni? Insomma, paghiamo un premio assicurativo comprando F2. Come tutte le assicurazioni, quando si paga un premio andiamo a perdere, ok? Guadagniamo meno di quanto avremmo potuto guadagnare solo con F1. Ma cosa succede? Quando il VIX va a 80, F1 perde, facciamo un esempio con i soldi, perde 10.000 euro. F2 ne guadagna 9. Quindi al posto di perdere 10.000 euro ne perdi 1. Quindi paghiamo una cauzione, un'assicurazione, un premio per 11 mesi, al 12° mese perdiamo un decimo dei soldi che avremmo dovuto perdere, quindi guadagniamo molto di più. Bene, quindi noi sul ticker VIX siamo esposti su F1 e F2. In questo caso, adesso siamo a novembre, io ho il trade aperto, siamo esposti su VIX, X21, e abbiamo comprato VXZ21. Ok? A questo punto succede una cosa molto interessante che permette a chi ha grandi capitali di modulare molto bene questa strategia e chi ha piccoli capitali di tradare lo stesso, guadagnandoci anche se non ha molti capitali, sempre sopra 10.000 euro per semplicità. Succede che il broker dice: ah, quindi tu sei esposto long e short sullo stesso ticker, fammi scontare il margine. Cosa vuol dire questa cosa? Vediamo un attimino insieme. Allora, cancelliamo tutta questa maranza di cose. Prima o poi capirò come scrivere bene alla lavagna e farò pratica, non vi preoccupate. Quindi abbiamo, siamo esposti short su F1, long su F2, e l'esposizione richiede un margine. Facciamo un esempio facile, tipo su oro, ok? Che cos'è il margine? Quando noi compriamo un future, quando compri un'azione, ok? Apple costa 120, noi paghiamo 120. Poi c'è una leva che può essere per 2, per 4, ma per semplicità, nel momento in cui compriamo A, noi abbiamo A, ok? E per avere A, noi dobbiamo avere sul conto A. Molto semplice. Con i future è simile. Qual è il problema? Che se noi compriamo oro, se noi dovessimo comprare oro, oro vale 1800 punti, 1800 dollari, ok, a future, per una misura che cambia da future a future, ma che ne definisce la qualità, cioè il big point value, ci dà il controvalore. Oro vale 1800 per 100, che è il big point value, fa 180.000. Sì, fa 180.000 dollari. Ma io non ho 180.000 dollari. Tu hai 180.000 dollari? Perché io ho un trading system adesso attivo su oro e non ho 180.000 dollari sul conto? Perché il broker lo sa che fra poco chiudi la posizione. Perché il future non è uno strumento di investimento, visto che andrà a scadenza. È strutturalmente uno strumento che poi devi per forza chiudere, di cui devi chiudere la posizione, sia che tu sia long, sia che tu sia short.
per forza. Quindi il broker dice, va bene, non darmi 180.000, io ti immobilizzo un tot di capitale finché non chiudi la posizione e poi sei a posto. Molto meno, così tu hai la possibilità di lavorare molto di più. Quindi al posto di 180.000, adesso il margine sull'oro, non me lo ricordo, sarà $7.000, ok? Quindi al posto di 180.000 immobilizzi, diciamo, $7.000, fin qua, da quando tu apri una posizione, long o short non importa, apri una posizione su oro, ti immobilizza questa cifra fino a quando non la chiudi, ok? Questo è il margine, varia da broker a broker, varia, quindi varia in base alla volatilità, varia in base al broker. Spesso le persone preferiscono broker con margini bassi perché così possono aprire più operazioni. Il problema è che margini bassi vuol dire broker meno sicuro, è meno garantito questo broker rispetto al rischio che tu stai prendendo. Io preferisco ad esempio Interactive Broker, che chiede storicamente al margini abbastanza alti, sicuramente più alti di TradeStation ad esempio, però è più sicuro, ti garantisce fino a diverse centinaia di migliaia di dollari, è il più grande broker al mondo, eccetera. Quindi il margine è un problema nel momento in cui apri una posizione. Qual è il margine sul VIX? Attualmente su TradeStation, e sono sicuro che sui B sia maggiore, il margine sul VIX è di $9.000. Sono tanti, $9.000. Sono giusti, perché al posto di un controvalore di X, tu congeli, tra virgolette, solo questa cifra e poi la sblocchi. Perfetto. E qua viene la magia, e qua viene il segreto. Questo fatto qua al broker piace, perché tu sei sullo stesso ticker con future molto vicini. Non abbiamo detto F12, eh? Perché se io vendo adesso novembre e compro novembre del 2022, è lontanissimo quel prezzo lì. Non importa a nessuno, non si muoverà neanche. Se crollerà il mondo, la scadenza di novembre del 2022 probabilmente neanche subisce alcuna modifica. Quindi il broker ti vede che sei praticamente esposto solo su F1, quindi stai vendendo un contratto praticamente. Quello comprato è talmente lontano che è come se non contasse. Bene, quando noi facciamo lo stipendio, compriamo e vendiamo future molto vicini tra loro. E al broker piace, perché lui rischia meno, perché tu rischi meno. Ok? Quindi quando ci sarà il grande crollo, al posto di appunto perdere $10.000 su questo, noi perdiamo in totale solo 1.000, sono cifre che sto buttando là, ma per farci capire meglio. Quindi noi su F1 perdiamo, diciamo, $10.000 quando l'S&P crollerà del 30%, perché succederà per forza, i mercati sono fatti per questo, lo sappiamo, e su F2 guadagniamo, non di più, per carità, ma guadagniamo 9, quindi il risultato è una perdita di solo un K al posto di 10.000. Quindi solo 1.000 al posto di 10.000. Al broker piace, perché tu stai rischiando poco, continui a guadagnare un casino, ma rischi molto meno. Cioè, è folle questa cosa. L'equity line rimane così, guadagni come un porco, guadagni mese su mese senza alcun problema, ma quando ritracci, ritracci così e non ritracci così. È un lusso. Quindi, al posto di farti pagare $9.000 per uno e per l'altro, che sono due contratti diversi, lui ti dice, te lo sconto. Se hai esposto long e short sullo stesso strumento, te lo sconto. Anche oltre il 75%. Quindi butto lì una cifra, al posto di $9.000 noi paghiamo di margine 1.500. Non male. Quindi quando io ho €1.000.000, al posto di aprire 10 posizioni, ne apro 20, 30, e il guadagno è 20, 30 volte. Ok? Se io ho $10.000, al posto di stare a guardare gli altri che lavorano, che operano, che fanno e che guadagnano, io apro lo stesso, perché facciamolo sul micro, perché c'è anche il micro che vale un decimo, margino $150, e sono a posto e continuo a guadagnare senza problemi. Pago il premio per i mesi in cui compro F2 per protezione, ma tanto prima o poi il crollo dei mercati c'è, è strutturale, l'abbiamo sempre visto e sempre succederà,
quindi io sono tranquillo e quindi ho il vantaggio duplice o triplice. Ho una strategia che non morirà mai, ho una strategia che guadagna in modo molto regolare, ho una strategia che mi permette di non fare niente tutto il giorno, fa un trade al mese, automatico, ho una strategia che mi protegge dai crolli, ho una strategia che guadagna sempre, 6, ho una strategia, 6 vantaggi, ma possiamo arrivare a 200 se ci pensiamo bene, ho il vantaggio che mi costa pochissimi soldi. Ah, non male, ok? E tutto, poi c'è un mio filtro, ovviamente ci ho messo del mio per fare del... è un filtro particolare che permette di guadagnare in modo molto più regolare rispetto alla strategia nuda e cruda. Però detto questo, posso garantire che... vabbè, detto questo, ho la possibilità di lavorare con una strategia che ha tutti questi vantaggi, che mi fa guadagnare così tanto, pagando molto meno. Perché? Perché sono in spread, si dice. Perché sono esposto long e short sullo stesso ticker, su due scadenze diverse, vicine. Questo è un vantaggio incredibile che ci permette di esponenzialmente aumentare i rendimenti, non ci voglio iscrivere, e di diminuire i rischi. Questa è un po' la scrittura da dottore, ok? È fondamentale questa cosa, ok? Per chi lavora sul serio con il trading, ti dà quella marcia in più, ti permette di scalare meglio, ti permette di fare trading meglio, ti permette di rischiare meno, ti permette di guadagnare in modo, magari non di più in senso assoluto, ma in modo molto più regolare, quindi poi alla fine della fiera guadagnare di più. Perché se adesso fai così, e arrivi qua, e qua sono 100.000, grazie alla copertura, grazie al margine, grazie allo spread, noi facciamo così e arriviamo a 80. Però ci siamo persi tutto quel drawdown lì e quindi abbiamo guadagnato molti più soldi. Questo è il vantaggio segreto dello stipendio, quindi è una strategia senza alcun tipo di lato oscuro, senza alcun tipo di difetto ed è esclusivamente compresa nel MobiVix. Quindi mobivix.com, un numero verde 800-475-300, attenzione perché il nome scade. Io continuerò a utilizzarla sui miei conti, il Buzz Team continuerà a utilizzarla sui suoi conti, tutte le persone che finora l'hanno comprata, vi assicuro che non sono poche, lo continueranno a utilizzare sui loro conti. E tu? No. Perché poi dice sparisce, ok? Con questo è tutto, un video nuovo, esperienza nuova, l'audio rimbomba un po', ma poi lo sistemeremo, non vi preoccupate. Al prossimo video, ciao!